Chiudere gli spazi oggi è diventato tutto sommato possibile, anche in casi come questo. Questa è una situazione che 15 anni fa non avrei trattato chiudendo gli spazi, perché l'obiettivo è chiudere lo spazio unilateralmente, solo da una parte, senza spostare tutti i denti degli altri tre quadranti, quindi sotto e sopra. Non voglio spostare i denti di sinistra, voglio portare avanti solo quelli di destra e vi assicuro che 15 anni fa sarei stato un pochino in crisi, con fili abbastanza elastici. Io già con un 1622, che è un filo elastico, mi permette già di fare delle attivazioni, no? Faccio delle piccole pieghe belle importanti, ho un controllo massimo. Da premolare indietro 22, perché voglio che scorrano. Poi se ho proprio piccoli problemi di torque, li sistemo alla fine. Per cui davanti ho l'avvertenza dell'attacco, però se poi tu hai un attacco, diciamo con una basetta individualizzata o l'attacco con l'extra torque, ci metti dentro un filo sottodimensionato, sai che già in fabbrica nello slot 22-28 entra anche un filo 23-29.